a tutte e a tutti. Sul terreno, in virtù di accordi di pace che non si concretizzeranno mai, gli israeliani cercano di mettere il mondo di fronte al fatto compiuto, ovvero di fronte alla conquista sempre di nuovi territori, alle colonie che crescono in Cisgiordania, ad una gabbia a cielo aperto quale Gaza. E chiunque accusi la politica di destra, di ultradestra di Netanyahu e dei partiti religiosi e dei coloni israeliani viene accusato di antisemitismo. Come diceva Edward Said, è il dramma di essere vittima delle vittime, per cui è difficile proferire parola. La lobby filo-israeliana contestualmente nel mondo cerca di inibire qualsiasi critica che viene rivolta alle politiche di sterminio da parte di Israele e cercano di cancellare le tracce della cultura del popolo palestinese, della Nakba, della cacciata a colpi di bombe e di mitraglia dai propri villaggi alla nascita dello Stato di Israele e cercano di nascondere i crimini. Non si deve parlare di Palestina e i palestinesi non devono esistere, non deve esistere la cultura palestinese. Bene, rispondiamo valorizzando sempre di più la vivacità della cultura palestinese, dell'arte, degli scrittori, coinvolgiamo personaggi opinion maker, personaggi pubblici e di spicco del mondo del giornalismo, della politica, dell'arte, per ricordare che la Palestina esiste il popolo palestinese e la lotta per i diritti umani e civili ad avere una propria terra, un proprio stato del popolo palestinese non può essere subordinata ad accordicchi sotto banco economici o militari fra gli stati.